Buongiorno amici del gruppo TFS, sono Mirko Poppi e oggi siamo al Milano Big Event in compagnia di Fuji e nello specifico con Massimo parleremo di un prodotto che possiamo definirlo l'attuale top di gamma della linea Fujifilm APS-C. Ma prima la sigla. Fujifilm XH2S. Massimo, è un prodotto che è uscito non ieri, non poco tempo fa, come la GFX 100 Mark II, però penso che sia ancora un prodotto degno di condividere informazioni al potenziale utilizzatore. Sì, perché quando l'abbiamo annunciata ormai un anno fa, la macchina quasi non era stata capita. Questa macchina all'interno ha infatti un sensore stack, il problema è che la gran parte delle persone non sa che cosa significa. Poi quando questo sensore stack ed è stato integrato anche in altre camere, anche della concorrenza, la macchina ha capito che questa era quasi una macchina da considerare economica rispetto agli altri modelli. Il concetto è che è vero, qui abbiamo 26 megapixel, ma su un sensore che ha una lettura rapidissima e questo non serve solo a livello fotografico ma anche video. A livello foto ci permette di usare l'otturatore elettronico senza avere le classiche distorsioni da rolling shutter. Pensiamo al tennista che sta facendo una battuta, se usiamo un otturatore elettronico classico questo ci deforma tutto, anche se fotografiamo l'elica di un aereo che sta girando a bassa velocità vediamo che diventano delle sciabole le pale delle eliche. Il sensore stacked congela l'immagine quasi come se fosse un global shutter, ecco il global shutter di solito ce l'abbiamo sulle cineprese di fascia altissima, quindi ci permette lato video di usarla quasi come una macchina, una cinepresa digitale di altissima gamma, e sotto lato foto ci permette di fare 40 fotogrammi al secondo con tempi rapidissimi, quindi di congelare l'istante anche con l'otturatore elettronico. Quindi questa macchina all'inizio non era stata capita, ma adesso ha trovato un mercato suo di estimatori, sia di videomaker che di fotografi, ma anche di content creator ibridi. Infatti qua sopra troviamo la classica rotella delle modalità che integra ben 7 memorie. Un videomaker potrebbe assegnare tutte queste memorie a funzioni video, un fotografo potrebbe non vedere mai le funzioni video perché assegna solo funzioni fotografiche. Quindi diciamo che è una macchina che può essere impostata nei singoli dettagli in base alle proprie esigenze. Lo schermo è il classico tiltable, tanto caro ai videomaker, e questo ci permette anche di trovare lo spazio posteriormente per la ventola di raffreddamento che è disponibile come accessorio opzionale, il Fan 001. Ecco, pensiamo che con questa ventola possiamo dimenticarci del limite di registrazione dovuto alle alte temperature, che in passato causava il blocco della registrazione con l'allarme di temperatura elevata. La macchina è un vero e proprio gioiello, permette anche di abbinare il classico vertical grip per avere un'autonomia maggiorata, ma anche il file transmitter che integra un sistema operativo Linux che permette di avere un collegamento con il server FTP tramite la presa Ethernet aggiuntiva. Qui abbiamo l'HDMI full size, perché questa macchina ovviamente è in grado di registrare anche su monitor esterni il formato ProRes RAW sui dispositivi Atomos o il Blackmagic RAW sui dispositivi appunto Video Assist 12G della Blackmagic. Quindi questa macchina, pur essendo una mirrorless ibrida, può essere anche abbinata durante i lavori a macchine ben più professionali, soltanto video, che lavorano con formati professionali. E abbiamo la possibilità di condividere file che poi possono essere matchati a livello di editing su la stessa timeline, senza difficoltà. Chiarissimo, ecco, e riguardo invece la archiviazione, quindi la memorizzazione, schede di memoria e, altra domanda, la stabilizzazione. Sì, qui abbiamo la stabilizzazione sul sensore che è diventata praticamente lo standard. Su questa macchina abbiamo un'efficienza di 7 stop. Pensate, questo significa di poter scattare a mano libera in base alla lunghezza focale che ho montato, anche con tempi che diciamo possono raggiungere anche il secondo. Sembra quasi fantascienza. Ovviamente quando montiamo ottiche dotate di stabilizzatore ottico, questi due dispositivi vanno a lavorare insieme per aumentare ancora di più l'efficacia di stabilizzazione. Questo permette addirittura di avere quasi un gimbal integrato. Poi c'è anche la modalità IS Boost. Questa modalità, attenzione, molti la usano a sproposito, questa simula il cavalletto, quindi va attivata solo quando mi sono dimenticato il cavalletto e sto cercando di mettere la macchina completamente immobile. Questo permette di fare interviste senza nessun tipo di movimento. Per quanto riguarda la memorizzazione, invece abbiamo il doppio slot che la scelta di fare SD più CF Express, diciamo, è molto versatile, quindi anche i clienti che vengono dai vecchi modelli hanno tantissime SD, le possono comunque utilizzare.
e nel tempo uno si può fare uno stock anche di schede CF Express che permettono velocità di scrittura impensabili fino a qualche anno fa, permettono di registrare il RAW più JPEG con scatto a raffica anche di 40 fotogrammi al secondo senza subire rallentamenti. Poi ovviamente la macchina è dotata dell'ingresso microfono, dell'uscita cuffie, dell'ingresso per lo scatto remoto per collegare trigger professionali per fare astrofotografia, abbiamo l'HDMI full size, l'USB-C permette anche di alimentare la macchina con power bank standard power delivery e soprattutto di fare il tethering in studio col collegamento Lightroom, Capture One o altri software professionali. Perfetto, ecco, quando hai parlato di IS Boost parlavi di video, anche in fotografia funziona? No, l'IS Boost è proprio specifico per il video. Nella fotografia hai la modalità IS attivato o disattivato e l'IS continuo, che è utile anche durante l'inquadratura, oppure lo stabilizzatore solo al momento dello scatto, e a quel punto avrai un'inquadratura che è tremolante. Diciamo che puoi avere tutte le funzioni che uno può immaginare. Chiarissimo, tantissime funzioni, è il top di gamma, oggi quindi la griglia di Fujifilm APS-C vede questa al massimo livello, sì. Ma sotto abbiamo quanti prodotti? Allora, questa è l'H2S 26 megapixel sensore stacked, appena sotto diciamo abbiamo l'H2. L'H2 ha lo stesso body, non avete più la S, e va il sensore da 40 megapixel, quindi un X-Trans da 40 megapixel, quindi attualmente è come se avessimo due top gamma, perché i prezzi sono molto simili. La 40 megapixel ovviamente non ha il sensore stacked, non ha l'elevatissima velocità di lettura, però pensiamo ai fotografi paesaggisti, a chi fa ritratto, tutti quelli che non fanno sport o che non fanno video di soggetti in movimento molto veloce, con l'H2 possono arrivare addirittura a 8K di registrazione video, oppure avere file RAW da 40 megapixel, il pixel shift multishot, i 40 megapixel diventano 160, ovviamente solo per soggetti completamente immobili come still life o architettura e solo quando possiamo avere un cavalletto di quelli professionali. Dopodiché, andando verso il basso, abbiamo la T5. Sulla T5 perdiamo la possibilità di avere il vertical battery grip, ma abbiamo una macchina con ghiere in stile completamente analogiche, con ancora i quadranti che avevamo sulle macchine a pellicola, e quindi con un design più compatto e che strizza l'occhio al vintage. Appena sotto abbiamo la T30, oppure la serie S10 e S20 che mantengono il mirino stile videomaker e la possibilità sulla S20 di montare sempre la stessa ventola che abbiamo sull'H2 e H2S, e sulla S20 abbiamo la stessa batteria maggiorata della serie H e della T5. Quindi una lineup completa che va da qualche centinaio di euro a più di 2.000 euro, sì, giusto il prodotto? Sì, parliamo di 2.800 euro al pubblico. Perfetto, i prodotti ovviamente sono già disponibili sul mercato, è un approfondimento su un prodotto che all'inizio, come diceva Massimo, non era stato più di tanto giustamente apprezzato. Per acquistare potete vedere i rivenditori autorizzati in descrizione, se avete dubbi o domande non esitate a porcele nei commenti, vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buona giornata!